Do il benvenuto a tutti gli amici di YouTube che per primi si collegheranno, ma il mio grandissimo benvenuto è in pole position, vedo oggi Mary Lolini, a cui subito auguro buon compleanno. Happy birthday to Mary Lolini. Ciao a tutti, benvenuti. Prendete posto, sedetevi. Oggi lunedì 1 giugno 2020, entriamo nel caldo, luminoso mese di giugno. Ciao Teresa, un grande abbraccio virtuale al nostro Pietro Hermes Bernardi, il mio cosiddetto regista dell'unità esterna. Ciao Simona Riccardi, oggi ti leggerò. Ciao Piera Messinese, benvenuti. Anita, cuori cuori, baci baci. La meravigliosa Anna Kanakis, che è la nostra testimonial meravigliosa nel tutto il suo splendore come interprete, ma anche come soprattutto scrittrice negli ultimi anni. Vi ricordo, Sei così mia quando dormi, la storia di George Sand, edito dalla Marsilio Editore, lo potete trovare su ebook. Mi raccomando, leggiamo anche la nostra Anna Kanakis. Ciao Virginia! Buon compleanno a Mary Lolini! Oggi è una puntata che va a festeggiare una delle nostre bocciarelliane, super bocciarelliane. Ciao Flaviana, ciao Linda, oggi leggerò anche Linda, ciao Piera, benvenuta Adele e a tutti gli amici di Ascoli Piceno, tutti gli amici delle Marche. E intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti, anche i piccoli comuni d'Italia, ogni parte d'Italia mi avete scritto numerosissimi. La puntata di sabato scorso del Bocciarelli on the road sta raggiungendo le 1500 visualizzazioni. Io non so come ringraziarvi, sarà merito anche del nostro super partner Made in Italy, Custox Made in Italy, l'azienda che vi ha reso più luminose. E non c'era bisogno, però la bellezza richiede anche le sue cure, più luminose e più luminosi, perché vi ricordo che tutti i vincitori del quiz del Bocciarelli on the road hanno vinto un kit di bellezza messo a disposizione dalla Custox Italia, del nostro Ivan Mendico, che salutiamo, che sono già tutti pronti a ritornare a rioliare gli ingranaggi della produzione, come tutte le altre grandi aziende italiane a cui diamo il nostro più fervido e potente in bocca al lupo. Buone notizie sul fronte del teatro: avete saputo che dai primi di giugno sarà possibile riprendere le prove e dal 15 giugno in poi i teatri potranno di nuovo, un po' alla volta, tornare a palpitare, portare parola, arte e soprattutto il supporto, come dire, d'anima, dell'anima, che è fondamentale. Allora amici, alle mie spalle una mia opera del 2008, è un autoritratto che mi sono fatto nel 2008 durante una bellissima e indimenticabile vacanza a Filicudi, nelle Eolie, sempre vicino ai miei amici della Sicilia che saluto. E perché oggi il ritratto? Perché andrò a leggere una parte del celebre romanzo di Oscar Wilde, il celebre romanzo ritratto di Dorian Gray. Iniziamo davvero super super alla grande con questo questa traccia letteraria che tutti voi conoscete. Ma il Bocciarelli Home continuerà, mi scrive Anna. Allora Anna, il Bocciarelli Home Theater cambierà un po' il palinsesto dalla prossima settimana. Per ora, ciao Maria Letizia Naldini da Siena, un cuore rosso anche per te. Si torna alla vita teatrale, dice Virginia, per noi due Vincenzo oggi. Allora, il Bocciarelli Home Theater dalla prossima settimana verrà trasmesso, mi collegherò con voi due volte a settimana, il mercoledì sempre alle 16 e il sabato, anche per permettervi, come dire, di dedicarvi giustamente anche alle vostre occupazioni che piano piano riprendono, si assestano.
E quindi saranno due appuntamenti, ma intanto questa settimana ce la godiamo. Tornerò mercoledì alle 16, sabato sempre, non so, col Boccerelli Art on Theater, on the road, insomma, staremo a vedere. Allora, il ritratto di Dorian Gray. Iniziamo con un celebre momento della letteratura conosciuta, un'opera conosciuta in tutto il mondo, scritta nel luglio del 1880 da Oscar Wilde, che nel caldo delle sue così delle sue sospensioni creative ha dato vita a quest'opera di grande modernità, soprattutto oggigiorno, il grande dilemma tra anima, apparenza, tra essere, fare e esistere, no? I grandi dilemmi dell'essere umano. Lord Henry Wotton. Non esiste una buona influenza, signor Gray. Ogni influenza è immorale. Ognuno nella vita tende a realizzare la propria natura, per questo si nasce. Ognuno dovrebbe vivere una vita piena. Dare forma ad ogni sentimento, ad ogni espressione, ad ogni pensiero. Realizzare ogni sogno. Signor Gray, l'unico modo di liberarsi da una tentazione è il cedere. Resistendo, l'anima ne soffre e brama la cosa che ha vietato a se stesso. Non c'è niente che guarisce l'anima, eccetto i sensi, come non c'è niente che curi i sensi, eccetto l'anima. Gli dèi sono stati proprio molto propizi con lei, Mr. Gray. Lei ha una meravigliosa giovinezza. L'unica cosa grande nella vita, la giovinezza. Eh sì. Oggi non se ne rende conto, ma un giorno sì, amaramente. Gli dèi si riprendono in fretta quello che ci danno. Il tempo è geloso di lei, signor Gray. Non sciupi l'oro dei suoi giorni. Viva! Non perda niente, non abbia paura di niente, la sua giovinezza durerà così poco che non tornerà più. Invecchiando, siamo ossessionati dal ricordo delle squisite tentazioni. Quelle squisite tentazioni che non abbiamo avuto il coraggio di concederci, signor Gray. Il mondo è suo per breve tempo. Sarebbe tragico se si accorgesse troppo tardi, come succede a molti, che c'è solo una cosa che vale la pena di vivere: la giovinezza. Signor Gray. Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray, le parole di Lord Henry Wotton. Proprio sembra di essere veramente catapultati in quei salotti di fine 800, quegli odori di sigaro, di cognac, quelle lunghe chiacchierate, filosofeggiando, cercando di scoprire i sensi più reconditi e profondi dell'essere umano. Grazie Rosa Gherlandini, sei magnifico, unico Vincent, un cuore rosso anche a te Rosa. Intanto do il benvenuto a Fran, Umberta Di Stefano scrive strepitoso, grazie Umbertina, grazie sempre per esserci con tutto il tuo gruppo numerosissimo. Vi ricordo di condividere, contribuite anche voi a diffondere il teatro, la cultura, questo crea proprio una catena, no? Uno scambio, un'osmosi tra di noi che abbiamo questa grande passione. Grazie, scrive bravissimo la nostra Simona Ricciardi. Virginia, è verissimo, ci fai viaggiare con la fantasia. Bene, oggi
Sono strafelice che siete particolarmente numerosi, nonostante il tanto nominato lockdown ha ceduto il Chiavistelli, il Lucchetti, e piano piano la vita inizia a riaffacciarsi al ogni giorno un po' di più. Ricordiamo sempre, è mia veramente mia responsabilità, sono chiamato anche a ricordarci e ricordarvi quanto sia importante arrivare gradualmente a questo ritorno alla normalità, fra virgolette. Sempre le dovute precauzioni, sempre tenendo vigile l'attenzione, perché per il bene di chi ci è vicino, per il bene nostro, perché insomma è ancora il nemico, è sempre in agguato. E a proposito di nemico, che ogni tanto fa capolino, ogni tanto si affaccia, è curioso, è perfido, ce l'ha fatta passare davvero questi ultimi mesi di grande sofferenza, di grande dolore. Ricordo la scomparsa di tantissime anime, tantissime persone di ogni età, soprattutto molti anziani, soprattutto nel nord Italia. È giusto ricordare noi del Boccerelli Home Theater che siamo stati vicini, siamo e saremo sempre accanto a sostegno delle famiglie che hanno perso i propri cari, spesso senza poter, anzi durante il periodo del coronavirus non ci sono stati proprio i funerali, non era possibile andare a omaggiare, a pregare, a rendere giusta devozione ai propri defunti. In Italia soltanto circa 30.000 morti, e in molti casi appunto le famiglie non hanno potuto condividere il dolore, come avviene di solito durante un funerale, anche con un abbraccio, proprio con la presenza fisica. E a proposito di questo, c'è una bellissima poesia scritta dalla nostra Linda Marabelli. Mamma mia, penso ogni giorno a quella povera gente. Cara Linda, hai scritto delle parole davvero molto intense, e adesso ve le propongo, parole che ci riportano sempre con lo sguardo rivolto ai faticosi, veramente impegnativi giorni che abbiamo trascorso. Vi ricordo, io sono in onda con il nostro Boccerelli Home Theater dal 10 marzo, all'inizio trasmettevo tutti i giorni, ogni tanto, se proprio ora che sto scrivendo il libro su Boccerelli Home Theater, saluto il nostro editore Giuseppe Di Nicola e direttore di Script Magazine, che mi ha dato questa grande opportunità di tradurre in parole uno stato d'animo così indescrivibile, perché ripensando, tornando a quei giorni, mi sembra veramente una cosa incredibile, incredibile. E da questa sofferenza, da questa preoccupazione, da questo disagio e da questo disorientamento nel quale ci siamo trovati tutti ad annaspare, a cercare di trovare una via di uscita, uno spiraglio di luce, di speranza, sono nate tante vostre opere meravigliose che verranno inserite, selezionate e inserite nel Boccerelli Home Theater Book. Verrà il giorno in cui potremo passeggiare per le strade senza più bisogno di una mascherina. Verrà il giorno in cui incontreremo delle persone e non penseremo più a loro come possibili minacce. Verrà il giorno e potremo donare abbracci a tutti, a parenti, ad amici, e perché no, magari anche ai nemici. In cui inspireremo a pieno polmoni, consapevoli che quello che faremo, noi ci guarderemo intorno e tutto il mondo ci sembrerà meraviglioso.
più di quanto non lo sia mai. E sarà come nascere una seconda volta. Verrà il giorno in cui diremo: ti ricordi di quel nemico invisibile? Sembrava un incubo senza fine, ma ora è scomparso. La nostra fede è stata premiata. Verrà il giorno in cui penseremo: possiamo lasciare andare tutte le paure che quel nemico ci ha buttato addosso. Ma degli amici stretti, quegli insegnamenti che ci ha donato. Linda Marabella. Le parole di Linda Marabella. Intanto vedo tanti ok, tanti like, tanti cuori. Grazie a tutti, amici. Allarme connessione. Siete tanti, siete tantissimi, grazie. Allora, intanto sentiamo lo scroscio degli applausi della nostra Linda Marabelli. Goditeli tutti questi applausi. Allora, amici, torniamo adesso al teatro. Intanto dice: arriverà un giorno stupendo per tutti noi. Eh sì, però la cosa importante è con... Mannaggia, che peccato. Splendida interpretazione, Piera Messinese, grazie. Clap, 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 clap. Vedi, dedicato anche alla nostra Mary Lorini. Gli anni, parole che hanno descritto benissimo quello che abbiamo passato. Umbertina scrive: favolosa. Allora, spero che la connessione sia migliore. Poi, perché no, possiamo anche fare un bis e rileggerla, perché questa è la poesia di Linda, va a racchiudere, a descrivere in pieno lo stato d'animo che stiamo tutti vivendo. Allora, amici, prima di ritornare a voi, alle vostre, ai vostri scritti, alle vostre poesie, voglio ringraziare la direttrice. Fermati, non ti muovere, connessione, fai la brava. Connessione, fai la brava. Allora, abbiamo ascoltato alcune parole tratte dal romanzo Il ritratto di Dorian Gray, Lord Henry Wotton, l'opera appunto scritta da Oscar Wilde nel 1880. E adesso passiamo al cinema moderno, contemporaneo. Woody Allen. Un celebre film del 2009, quindi parliamo di quasi una decina di anni fa, il personaggio di Boris Yelnikov, da Basta che funzioni. È un film, come tutti i film di Woody Allen, che hanno quella capacità sempre di precorrere i tempi, quel dialogo pungente, dinamico, il ritmo che la fa sempre da padrone, no? nelle sceneggiature di Woody Allen. E intanto Linda scrive: siete splendidi, mi fate commuovere, la tua interpretazione è come per tutte le cose favolosa. Grazie Linda, però la farò un bis, visto che la connessione è stata un po' ballerina, rileggerò magari alla fine o perché no anche mercoledì. Allora, entriamo adesso nel mondo cinematografico, perché voi sapete che Bocciarelli Home Theater è anche Bocciarelli Home Theater. Theater in inglese sono anche in America sono anche i teatri, cioè i cinema, quindi non è solo teatro, ma noi siamo anche cinema.
è quello che racconto nell'intervista. Appunto, volevo ringraziare Cinzia Giorgio, direttrice di Pink Magazine, la bellissima intervista che potete leggere sulla bio di Instagram e sulla piattaforma Facebook. La ringrazio di cuore perché è una bellissima intervista con le foto esclusive per questa interview del nostro Elia Giachino, giovane fotografo molto talentuoso. Quindi, ecco, se vi capita, date un'occhiata a questa intervista che è fresca fresca, About Me. Mio padre si è suicidato perché i giornali del mattino lo deprimevano. E lo potete biasimare? Con l'orrore, la corruzione, l'ignoranza e la povertà e i genocidi. E l'AIDS. Il riscaldamento globale. E il terrorismo. Quegli idioti dei valori della famiglia e quei maniaci delle armi. L'orrore, dice Kurz alla fine di Cuore di Tenebra. L'orrore. E beato lui, non distribuivano il Times nella giungla. Se no l'avrebbe visto l'orrore. Ma che si può fare? Ma che si può fare, dico io? Leggetevi di qualche massacro del Darfur. O di una scuola bus fatta esplodere e attaccate con "Oh mio Dio, l'orrore!" E poi girate pagine e finite le vostre uova di gallino ruspante, perché tanto che si può fare. Si è sopraffatti. Anche io ho tentato di suicidarmi. Ovviamente non ha funzionato. Ma perché mai volete sentire queste cose? Ma perché mai volete sentire queste cose? Cristo, avete già i vostri problemi. Sono sicuro che siete ossessionati da un gran numero di tristi speranze e sogni, dalle vostre prevedibilmente insoddisfacenti vite amorose, eh? Dai vostri falliti affari. Ah, se solo avessi comprato quelle azioni, se solo avessi comprato quella casa anni fa, se solo ci avessi provato con quella donna. Se questo, se quello. Sapete una cosa? Risparmiatevi e risparmiatemi i vostri avrei potuto, avrei dovuto. Come mia madre diceva sempre, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza. Come mia madre diceva, sì. Come mia madre diceva, sì. Ma mia madre le ruote non le aveva. In compenso aveva le vene varicose. Eppure la signora ha partorito una mente brillante. Mi hanno preso in considerazione per il Nobel. Per il Nobel per la fisica. Non l'ho ottenuto, però si sa, è tutta politica, come ogni altra finta onorificenza. Tutta politica. Eh sì, detto fra noi. Non crediate che io sia già amareggiato. Per qualche batosta personale, per gli standard di una insensata e barbarica civiltà. Sono stato piuttosto fortunato. Ho sposato una bella donna che era ricca di famiglia. Per anni abbiamo vissuto a Big Man Place. Insegnavo alla Columbia teoria delle stringhe. Sono finito su un ombrellone. Sono finito su quel maledetto ombrellone. Mesi di ospedale, imbecilli di dottori. Guardate, guardate, guardate come zoppico. Non avrò mai zoppicato prima. Intanto ho divorziato con Jessica. Mi sono trasferito al Wilder. E ho detto basta. Basta, basta, basta che funzioni di Woody Allen, il nostro salto nel mondo del cinema, della commedia, il mondo cinematografico, la drammaturgia contemporanea. Basta che funzioni, e questo era il personaggio, no, lo scienziato che a un certo punto incontra questa fanciulla e inizia una sintonia. Si incontrano per le strade di Manhattan e inizia questo scambio tra di loro, tra due mondi diversi, e
era il personaggio di Boris Yelnikov. E allora, torniamo, tanto vedo sempre i vostri cuori, vedo i vostri like, vi ricordo di condividere, di scrivere i vostri messaggi, di iscrivervi anche al canale YouTube, e vi ringrazio ancora intanto. Vi ringrazio davvero tantissimo per le centinaia di visualizzazioni, siamo arrivati a 1500 visualizzazioni e sono davvero davvero felice. Allora, abbiamo ora il momento della nostra Simona. Ci sei, Simona? Simona, ci sei? Abbiamo prima letto Linda Marabelli. Grazie, Rosa Gherlandini scrive bravissimo. Gina Valletti, sei un grande, Vincenzo, con un cuore rosso. Grazie, ti restituisco questo bellissimo cuore rosso. Vai, Simona. Allora, Simona scrive: ti sarei molto grato, caro Vincenzo, carissimo Vincenzo, se tu potessi leggere la poesia che ho dedicato a mio zio in occasione del secondo anniversario della sua morte, che ricorre proprio domani. Sarebbe un riconoscimento importante per una persona umile e pura di cuore, visto che normalmente la qualità della purezza nella nostra società non trova voce. Ai piccoli e ai semplici in genere non vengono riservati discorsi e cerimonie, ma noi vogliamo invece mettere in evidenza tutto il loro valore partendo proprio dalle parole di Gesù. Ti invio in anteprima il testo che pubblicherò domani mattina su Script Magazine. Se ti fa piacere, hai sufficiente tempo a disposizione, puoi leggere per intero o anche uno stralcio della riflessione che accompagna e completa la poesia. Grazie e buonanotte. Ci tengo anche a leggere le vostre email perché sono piene di verità, sono belle, insomma, mi fa piacere. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Matteo, dal Vangelo secondo Matteo, si ispira, Simona. La purezza di cuore, specialmente ai nostri giorni, è poco conosciuta, di frequente trascurata e talvolta persino derisa. Spesso si sente parlare di chi vede le cose senza malizia, con tono di scherno, come se si trattasse di una persona ingenua, se non addirittura un minus habens. Nel discorso di Gesù la purezza di cuore non sta a indicare una virtù particolare, ma una qualità. Abitare nel cuore, il centro più profondo dell'essere umano, nella sua unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare e di essere amato. I sentimenti, i desideri e le intenzioni che nel cuore hanno dimora decretano la qualità buona o cattiva di ogni nostra parola e azione. Dio non vede le apparenze, ma il cuore. E noi, a partire dal nostro cuore, possiamo vedere Lui. Possiamo vedere Lui. La purezza di cuore non è un ideale di vita astratto, ma una disposizione d'animo, cui possiamo e dobbiamo aspirare, benché ci sembri difficile da raggiungere, ed è la strada da seguire per raggiungere la vera felicità. In questo preciso momento storico in cui si cerca di disinfettare, di sanificare, detergere ogni cosa, mi vengono in mente le parole di Gesù sul modo di concepire la purezza ai suoi tempi, quando era in uso un rituale tutto legato all'esteriorità. Ogni contatto con cose e persone, tra cui i lebbrosi, gli stranieri, considerate impure, era vietato. Ai farisei, che come tanti giudei di allora non toccavano cibo senza aver fatto prima le abluzioni e osservavano scrupolose regole legate ai lavaggi degli oggetti, Gesù dice in modo perentorio: non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi,
adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. E ancora, sempre allo stesso proposito, mi piace ricordare un altro messaggio di Gesù che rappresenta un monito per tutti noi. Se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. È da loro che dobbiamo prendere esempio, dunque. Il regno di Dio, oltre che una meta trascendente, è una condizione dell'anima, anche su questa terra. I bambini hanno un cuore puro, che chiede solo di amare e di essere amato. I bambini si avvicinano sempre e ti salutano, senza malizia, senza doppi fini, né ipocrisia. Dicono le cose così come le percepiscono, schiettamente e senza filtri. Sono trasparenti. Non portano maschera, sono uguali dentro e fuori. Il loro parlare è semplice e sincero. Ti guardano negli occhi, ti leggono all'interno, scendono nel tuo profondo dove sentono quel che senti tu. In questa società pazza e frenetica, in cui conta chi produce e guadagna di più o chi raggiunge posizioni sociali elevate, alcuni potranno forse dire di aver vissuto accanto ad un capo di Stato, a un medico che ha salvato molte vite o a un avvocato di grande fama, ma quanti potranno dire di aver conosciuto un vero cuore puro? Chi lascerà un segno più profondo lungo la strada verso il regno dei cieli? Ebbene, io posso dire di aver incontrato un grande esempio di purezza di cuore. Mi riferisco a mio zio Paolo, il cui secondo anniversario di morte ricorre proprio oggi. Posso dire senza timore di sbagliare che lui ha mantenuto la purezza di un bambino anche da adulto. Nel suo nome, Paolo, si nasconde un destino, l'ultimo di 7 figli, semplice, umile e disinteressato, piccolo, ma non per questo debole. Alla fine trionferà su quelli apparentemente forti. Lo voglio ricordare con questa mia poesia per rendergli tutto l'onore che merita. Puro come un giglio, innocente come un bambino, con il suo sguardo limpido e cristallino, nei suoi occhi l'eco del cielo e del mare, la meraviglia e lo stupore di chi, della sua mamma, vuole solo amare, sia pregi che difetti, senza dubbi né sospetti, puro come un giglio, col suo sguardo senza orgoglio, chiaro e trasparente, come il fiume alla sorgente. Nei suoi occhi la luce del sole e della luna, un fiore bianco appena sbocciato che chiede solo, senza maschera né rancore, sempre uguale dentro e fuori, candido come la neve, col suo parlare semplice e il suo sguardo sincero e lieve che ti scruta senza malizia né gelosia, senza cattiveria né ipocrisia, e scende nel profondo del tuo cuore sentendo solo la scintilla dell'amore. Ha lasciato un segno non di grandezza, non di maestà, ma di purezza e semplicità, di una vita sacra e senza veli, ora pienamente degna del regno dei cieli. Puro come un giglio, Simona Ricciardi. Dai Simona, prendi tutti gli applausi. Anche mio zio dal cielo ti starà ringraziando.
sono particolarmente felice di aver letto questa tua opera, perché è veramente un'opera. Ci hai messo tutto te stessa, il tuo talento di scrittrice, la tua sensibilità, la tua profondità. Allora, per due motivi principali, poi ce ne sono altri. Innanzitutto, ieri era la Pentecoste, 50 giorni dalla resurrezione di Gesù, è il momento nel quale vengono infusi i doni dello Spirito Santo agli apostoli, quel vento, ed è una cosa bellissima, cioè sia per i cristiani ma anche per chi non crede, cioè per i laici. Sono comunque eventi, anche da un punto di vista storico, che racchiudono un significato, un significante profondo, fortissimo. E quindi ecco, tu hai citato, insomma, hai riportato, ti sei ispirata alle parole di Gesù, soprattutto oggi, il giorno dopo la ricorrenza della Pentecoste. E poi, ciao Giuseppe De Nicola, nostro direttore di Script Magazine, nonché il mio fantastico editore. Ci siamo quasi, Top secret, Giuseppe, lo so, non possiamo dare nessuna anticipazione, lo so. Però intanto grazie di essere oggi in diretta con noi. E l'altro motivo, vi stavo dicendo, per il quale sono felice di aver letto il tuo scritto è perché anch'io avevo uno zio di nome Paolo, anche lui con questi grandi occhi pieni di generosità, di purezza, e questo è anche un motivo per il quale sono davvero felice. Ma io penso che in questo momento ci siamo tutti uniti nel ricordo di chi non c'è più, sia le vittime, le recenti vittime di questa pandemia terrificante, le vittime in tutto il mondo, che dall'oggi al domani sono scomparse proprio nel nulla, si sono, nel vero senso più triste del termine, proprio incenerite, perché si sono proprio volatilizzati, senza rendersi conto, senza nemmeno il tempo per le famiglie di compiangere il defunto, di unirsi proprio nella cerimonia proprio del funerale. E quindi questo ci tengo davvero particolarmente a ricordare oggi tutti coloro che non ci sono più, che restano nel nostro cuore, perché è importante non dimenticare mai. Elettra, la nostra meravigliosa Elettra dell'Annuario del Cinema, grande amica del mio compianto Giuseppe Perrone, il mio manager, il Conte Perrone, che è stato per me come un padre cinematografico, un altro mondo, un'altra epoca, veramente, l'epoca d'oro del cinema e della televisione. A proposito di televisione, mi sono arrivati tantissimi messaggi, tantissime comunicazioni della messa in onda sabato notte del Bello delle Donne 2 su Canale 5. Insomma, pare che molti di voi l'abbiano visto, nonostante l'ora tarda, però ricordo una bellissima esperienza con... ero il figlio di Ida Di Benedetto, che interpretava Esmeralda, io ero Maurizio, questo giovane dottorino, un Edipo re postmoderno, insomma, un Edipo re trasposto nella fiction, che ha avuto un grandissimo seguito, un grandissimo successo. E nonostante siano passati 18 anni, mi sono rivisto l'altra notte e ho detto: oddio, com'ero giovane, vedi, ritratto di Dorian Gray qua. Però invece il tempo passa. Benvenuto a Duccio da Siena, ciao Duccio, John Fitzgerald Benocci, è bello ritrovarvi dopo 2 mesi e mezzo, sempre puntuali ai nostri appuntamenti del Boccerelli Home Theater. Allora, io direi, voglio rifare un bis, perché visto prima la connessione non era buona. Linda, verrà il giorno in cui potremo passeggiare per le strade senza più bisogno di una mascherina, verrà il giorno in cui incontreremo delle persone e non penseremo più a loro come possibili minacce, verrà il giorno in cui non esisterà più nessuna distanza e potremo donare abbracci a tutti, e parenti, ad amici e, perché no, magari anche ai nemici. Verrà il giorno in cui inspireremo a pieni polmoni, consapevoli che quello che faremo entrare in noi sarà soltanto gioia pura. Verrà il giorno in cui ci guarderemo intorno
e tutto il mondo ci sembrerà meraviglioso, più di quanto non lo sia mai stato prima, e sarà come nascere una seconda volta. Verrà il giorno in cui diremo: ti ricordi di quel nemico invisibile? Sembrava un incubo senza fine, ma ora è scomparso. La nostra fede è stata premiata. Verrà il giorno in cui penseremo: possiamo lasciare andare tutte le paure che quel nemico ci ha buttato addosso, ma teniamoci stretti quegli insegnamenti che ci hai donato. Linda Marabelli in bis, visto che prima la connessione era buona. E allora, per voi, un poeta straordinario, passiamo ai poeti storici, Dino Campana, non cerco. Prima il volo dell'anima del poeta sul sussurro del vento, sulle onde d'un armonioso e dolce accordo che la recano nel lontano mare del non conosciuto, e poi la sua massima aspirazione di svegliarsi un dì con la sua anima sovrana e pulsante nell'eternità del sole. Pace non cerco, pace non cerco, guerra non supporto, tranquillo e solo vo per mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto, in un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci, ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi, e quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno, la vita è triste ed io non solo, ed io son solo. Oh quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente. Pace non cerco, Dino Campana. Dino Campana, nato nel 1885, il 20 agosto, e muore nel 1932, il 1 di marzo. Nato a Marradi. Dino Campana, altro celebre poeta, allora, adesso è arrivato il momento di svelarvi la vincitrice del quiz, del rebus. Dove ero sabato con i Bocciarelli on the road? Allora, ha scritto proprio nei messaggi la nostra Simona Cangelosi, che è riuscita a individuare l'area di Malagrotta, Roma. Era un'area che è stata bonificata ed è riuscita a indovinare da quale location mi fossi collegato sabato per la nostra diretta del Bocciarelli on the road, e quindi si aggiudicherà il kit della Custox Italia per la gioia delle sue, dei pori della sua pelle che torneranno a respirare. Intanto di nuovo auguri Mary Lolini, happy birthday. Un uccellino stamattina mi ha detto che era il tuo compleanno, e allora quale miglior gioia e felicità poter condividere questa giornata, questo tuo anniversario con tutti noi, con il palpito della poesia, con la carezza del teatro, con i colori dell'arte. E
siamo arrivati, purtroppo, al momento dei saluti. Ma prima di salutarvi, vi voglio regalare un'altra poesia. Vediamo se... Giacomo Leopardi, il nostro Giacomo Leopardi, eh? Che ne dite? 62 anni, Mary Lolini, beh. Che ne dite di Giacomo Leopardi, no? Hi, Ani John, I from Sumatiram, Namaskaram, Namaskaram, Nienene. Flavia scrive, brava Simona, ha indovinato, brava Simona, io ho ricevuto i fantastici prodotti della Custox, provati oggi, meravigliosi, grazie, grazie, ecco, mi raccomando, poi condividete, scrivete, saranno felici la Custox Italia, che vi sono piaciuti i prodotti, e sapete che questo serve veramente ancor più a promuovere il nostro Made in Italy. In questo momento dobbiamo supportare, sostenere con tutte le nostre forze anche tutti i produttori, gli artigiani, il Made in Italy, con tutte le nostre forze. Allora andiamo, voliamo su Leopardi, il nostro Leopardi, Giacomo Leopardi. Che meraviglia, quante poesie ci sono di Giacomo Leopardi. Questa, a se stesso, eh? Quante volte ci è capitato ultimamente di stare soli con noi stessi, come di fronte ad uno specchio, e immergerci proprio nel mondo, il nostro mondo, il nostro io. Ora... Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei, perì. Ben sento in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospire degna la terra. Amaro e noia la vita, altro mai nulla, e fango il mondo, t'acqueta ormai. Dispera l'ultima volta, al gener nostro il fato non donò che il morire. Ormai disprezza te la natura, il brutto poter che, ascoso, a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto. Giacomo Leopardi, a se stesso. Depressione potente e pura trasmutata in poesia. Non vede lume l'animo del poeta, ma se si legge bene il componimento si avverte che esso altri non tratta che della risposta della vita ad un desiderio indebito del suo cuore, quello di essere eterno. Ed è non prendendo e dismettendo una inconseguibile aspirazione che si comincia a disporre l'animo al viver bene. A se stesso, di questo desiderio di eternità, e con questo desiderio di eternità vi do appuntamento a mercoledì prossimo, vi saluto, e sarebbe bello eternare ogni istante, ogni momento che viviamo insieme con queste note che ci accompagnano nella musica degli angeli. Vi saluto a mio autoritratto del 2008 dalle isole Eolie. Grazie Flavia, scrive bravo. Teresa, Leopardi e D'Annunzio sono i miei preferiti.
grazie anche a Teresa, grazie a tutti di essere sempre presenti, forti, generosi con il vostro affetto, la vostra stima, il vostro amore. E vi ricordo di, qualora ancora qualcuno non l'avesse fatto, di iscrivervi, di seguirmi su Facebook, iscrivervi sul canale YouTube, mettete i vostri commenti e condividete. Dobbiamo allargare come i cerchi nell'acqua l'amore, la passione per il teatro, per l'arte, perché come diceva il grande Dostoevsky, solo la bellezza davvero salverà il mondo. Una frase che sentiamo spesso, ma l'abbiamo capita davvero? L'abbiamo fatta nostra? E noi che amiamo essere e non fare, esserci e non farci di, come dire, di apparente no, con superficialità, ma vogliamo vivere da dentro ogni sentimento, questo è importante, appunto. È come l'interpretazione, esiste la recitazione, l'interpretazione, che è uno scavare a fondo, andare proprio negli angoli più profondi, introspettivi dell'essere umano, e poi buttarli, gettarli una sorgente di montagna. Ciao a tutti e tutte, anime meravigliose, grazie di cuore, un abbraccio immenso.